crisi si intende, si fa riferimento, anche se non lo sentiamo più, con lo allo spazio. Crisi viene dal greco krinein, che è poi la stessa radice del cernere, e l'italiano poi del discernere, e che vuol dire separare. Dunque c'è un'idea spaziale, c'è un gesto che divide un campo in due aree, in due zone. Poi abbiamo, quando diciamo crisi, implicitamente e senza che ce ne accorgiamo, un richiamo all'idea, alla categoria del tempo, perché crisi è un punto in una linea, un punto, cioè è il momento nel quale non soltanto nello spazio è la linea che divide due campi, ma nel tempo è il punto che divide due segmenti. Crisi implica un prima e un dopo, tanto per intenderci. Cioè, quando si dice crisi, si sta dicendo che vi è una situazione che precipita e che produce una conclusione di qualche cosa e al tempo stesso produce un inizio di qualche altra cosa. Sotto il profilo storico, la parola crisi ha un'utilizzazione privilegiata nell'ambito medico. Una crisi è il momento in cui una malattia rivela tutta la propria potenza e poi qualche cosa succede, o il paziente muore o il paziente si avvelenosa. È un punto decisivo. Ancora, dal punto di vista più strettamente teorico, crisi ha a che fare, diciamo così, col negativo. Il negativo, cioè una funzione di negazione di un ordine, è trattato nel pensiero razionalistico come qualcosa che va espulso. L'ordine non consente al tempo stesso il principio di non contraddizione. In questa accezione la crisi è qualcosa che deve essere allontanata, cioè vista dal di fuori. Crisi è considerata da un punto di vista, diciamo così, positivistico. Si interviene su di essa con degli strumenti. Non è affar nostro, non appartiene a noi. È un evento che ci capita addosso che dobbiamo trattare. Questa è l'accezione comune con cui si interpreta la parola crisi. È un evento, non fa parte del nostro ordine, è un evento da respingere sostanzialmente. Il negativo del pensiero dialettico svolge un ruolo sostanzialmente opposto, cioè è tutto interno a un ordine e ne costituisce il limite interno, la negazione interna, cioè una funzione di movimento. Da questo punto di vista, un ordine è sempre in crisi, se per crisi si intende movimento. Poi vi sono delle accezioni del pensiero dialettico in cui il movimento sostanzialmente non finisce, Hegel, e invece il pensiero dialettico in cui il movimento a un certo punto dovrebbe finire, cioè precipitare. E questo all'ingrosso o è Marx o più facilmente il marxista. Vabbè, il movimento interno, la contraddizione interna, la struttura continuamente di crisi di un ordine
è la sua vita, ma a un certo punto resta anche la sua morte, per Marx. Per Hegel no, è la sua vita, sostanzialmente. Infine, il pensiero negativo. Il pensiero negativo, quello a cui Cacciari dedicò quel libro anche importante, che si chiamava per l'appunto Crisis, libro che è vecchio di 40 anni, e che è dedicato a Nietzsche e Wittgenstein, è lì è il contrario, tanto del razionalismo quanto della dialettica. Cioè il negativo fa parte dell'ordine, ma non è, dunque, non è esterno ad esso, non è un evento su cui intervenire con strumenti tecnici. È interno, ma non in senso dialettico, cioè non produce alcun movimento, meno che mai un movimento in qualche modo prevedibile, assolutamente. Il negativo è la struttura originaria di tutto ciò che esiste. Diciamo così per semplificare, è il peccato originale. Ed è semplicemente da accettare e eventualmente da governare in modo strumentale, sapendo la strumentalizzazione del negativo, del pensiero negativo, significa sostanzialmente volontà di potenza. Cioè rinuncia a ogni teleologia, rinuncia a ogni significato, significa disincanto e operazione, senza alcuna speranza. Volontà di potenza, lo stato puro. Questo lo si vede tanto sul versante dove ciò viene reso esplicito, la volontà di potenza, cioè Nietzsche, tanto su un versante che sembrerebbe opposto, cioè la operatività logica, Wittgenstein. Che cosa c'entra con la crisi? Tutto. Perché questi tre modi di trattare il negativo sono tre modi della critica. Ora, critica e crisi sono con ogni evidenza la stessa parola. Cioè, noi ci serviamo di atti che sono tagli per criticare, o perdiamo una crisi per criticare, o accettiamo una crisi come discrimine grazie al quale critichiamo. Bianco, nero, buono, cattivo, ordine, disordine. Il mainstream del razionalismo moderno funziona così. Con questo modo di ragionare si fanno le rivoluzioni. Si abbatte un ordine, se ne fa un altro. Questo atto è una crisi che è ovviamente preceduto da una, è preceduto da una critica. No. Esiste un celebre libro di uno storico tedesco, Coselle, Critica e crisi, pubblicato dal Mulino nel 1973, oggi i miei ricordi vanno parecchio all'indietro, nel 1973, che è poi la sua tesi di dottorato, dove spiega così l'illuminismo. Che cos'è l'illuminismo? È la critica che produce crisi. Vecchia idea del suo maestro Carl Schmitt, ma insomma, depurata da ciò di cui doveva essere depurata, un'idea sostanzialmente piuttosto negativa o comunque riduttiva dell'illuminismo, è l'illuminismo è l'applicazione del razionalismo moderno, anche la divulgazione del razionalismo moderno, ed è anche la potenza del razionalismo moderno. E dunque il meccanismo è il soggetto è portatore di una capacità critica che è stata prima al suo interno, poi, come aveva detto Ede, cioè l'immane trapasso dell'interno verso l'esterno, che è la critica, e con le armi della critica si giunge abbastanza facilmente alla critica delle armi. In realtà questo era Marx, ma insomma, va bene così. Siamo in una definizione semplice di crisi critica, facile. È proprio una logica binaria e in mezzo c'è quel gesto che è
tagliare la crisi e quell'atto intellettuale che è criticare. Ogni altra accezione di crisi è, non dico marginale perché è diversa da questa, ma certamente è stata selezionata negativamente. Sicuramente la nozione dialettica di crisi è uscita sconfitta dall'unica prova che poteva presentarsi come valida, cioè la prova della storia. Le crisi che sono interne, cioè le crisi che non sono un disordine da buttare fuori, ma sono la vita di un ordine, quelle crisi non producono per niente una grande crisi che ponga fine ad esso. O quando la producono in circostanze molto strane, producono effetti, diciamo così, non stabili. Adesso bisogna capire se oggi la parola crisi, in quale senso la adoperiamo, se descrive qualche cosa in questi termini, o se invece, se in questi termini descriva una situazione in chiave razionalistica, in chiave dialettica, o nella chiave del pensiero negativo, come io sono propenso a ritenere, e se in ogni caso una serie di fenomeni che noi chiamiamo crisi non siano più facilmente e più correttamente identificabili con altre metafore, soprattutto crisi ma metafore, con altre metafore meno ottimistiche, cioè che non prevedano necessariamente la possibilità di distinguere fra due ambiti, la metafora del tramonto, la metafora del declino, la metafora della deriva entropica. Quando noi parliamo di crisi oggi, in realtà non stiamo dicendo che stiamo vivendo, se lo stiamo dicendo siamo molto ottimisti, stiamo vivendo una situazione in cui precipitano eventi, precipitano categorie intellettuali, precipitano istituzioni storiche e adesso si forma una nuova chiarezza. È un momento di disordine, ma questo momento separa un prima e un dopo. Un prima della cura e un dopo. Quando diciamo crisi, vi dicevo all'inizio, noi puntiamo su un'idea di tempo che da una parte è un tempo spezzato, la crisi spezza, ma dall'altra è un tempo continuo, cioè la crisi spezza ma poi qualche cosa produce una ricucitura. Noi quando diciamo crisi oggi, in realtà dobbiamo parlare in un altro senso, stiamo dicendo non tengono più certi apparati intellettuali pratici, non tengono più e collassano, delle distinzioni collassano, ma non credo che stiamo dicendo né se siamo armati, questo è il problema, se siamo armati di buon positivismo razionalista o se siamo armati di buon marxismo dialettico, che stiamo dicendo che comunque sia ne veniamo fuori. Da questo punto di vista l'ultima crisi, grosso modo, io la metterei nel 1945. Lì c'è stato un momento in cui si è capito chiaramente c'era un prima e c'era un dopo. Alcune ipotesi di strutturazione dell'ordine sociopolitico sono state selezionate negativamente in modo abbastanza definitivo, diciamo. Lì è successo che davvero si può dire prima della cura e dopo. Io non so se adesso, e dunque si può dire, la grande crisi del 1940-1945 ha prodotto una bella differenziazione. Poi in realtà uno storico è capacissimo, per certi versi giustamente, di ricostruire dei fili di continuità, però insomma c'è una discontinuità abbastanza macroscopica. Oggi noi stiamo vivendo una fase come quella
non lo sappiamo, ma a occhio e croce parrebbe no. Stiamo vivendo un altro fenomeno, altri fenomeni, meno facilmente decifrabili. Questo è il primo punto che volevo segnalare, cioè tutti per l'ambiente, stesso parlo di crisi, facciamo il laboratorio sulla crisi, bene, poi verrebbe da dire magari fosse una crisi, cioè magari aprissimo un varco che ci permette di distinguere il prima dal dopo. Detto questo, per un qualche motivo io sono stato anche richiesto da varie istituzioni di scrivere delle voci sul concetto di crisi. Si vede che ho una fama del crisologo, ma in realtà non sono nemmeno convinto che sia una crisi. È difficile riconoscere le crisi. È difficile. Uno che ci sta vivendo dentro, dico Spengler, non ebbe l'intuizione che quello che stava vivendo fosse una crisi, lo chiamò tramonto. Forse aveva ragione lui, cioè quella non era una vera crisi, era semplicemente un momento di febbre di una malattia cominciata da prima. Però insomma, diciamo che aveva delle buone chance di poter essere definita crisi. Non è facile capire quando c'è una crisi. A volte ti trovi in mezzo a una crisi e ne esci cambiato radicalmente, non dico guarito, ma cambiato radicalmente prima che tu te ne accorga. Perché ci sia una vera crisi, i fili si devono spezzare in un qualche modo. Poi non tutto si può spezzare, ma insomma, si devono spezzare dei pilastri. Tanto che noi non diciamo, la date, anche quando si spezzano i pilastri, anche e qui è perché entriamo in un tema. Crisi è chiaramente un momento di disordine, di distruzione, sicuramente. Per certi versi anche un momento di una fine, qualche cosa finisce. Non è per niente detto che questa fine sia una fine da crisi, cioè qualcuno che ha tranciato una linea, ha tracciato e tranciato. Pensiamo alla fine dell'impero romano, che è una delle più celebri fini della storia, su cui è stato detto e scritto un libro di cose. Noi non diciamo la crisi dell'impero, comunque non la mettiamo nel 476, se diciamo crisi dell'impero romano, la retrodatiamo al terzo secolo. No. Dopo i Severi comincia la crisi. Allora, quella non è una crisi, quella è una decadenza, quello è un indebolimento strutturale e che certo, al quale indebolimento certo qualche grande politico tenta di reagire con importanti ristrutturazioni dell'impero, certamente, e della sua difesa, della sua capacità di amministrazione, eccetera. Però non è quando diciamo crisi in quel senso stiamo dicendo processo di tramonto, processo di indebolimento. Non è una vera crisi, meno che mai il 475 è una crisi, cioè il fatto che Odoacre rimandi le insegne imperiali a Bisanzio è una roba di cui non si è accorto nessuno. Le categorie, è molto difficile credere nella crisi, e spesso giustamente perché è difficile credere o capire che siamo nella fase di un rapido passaggio. È anche vero che da noi stiamo dicendo da moltissimo, stiamo adoperando la parola crisi in modo generico, abbiamo letto tutti un libro importante di Heusinger degli anni 30, La crisi della civiltà, però
è un bel po' di tempo che stiamo dicendo che la nostra è l'epoca delle crisi senza fine. Sto citando il titolo di un libro di una storica che fa anche da sociologa francese, Revoltano, la crisi sans fine, che è un libro del 2012, cioè crisi senza fine, sulla base di quanto vi ho detto, è un ossimoro. Come abbiamo guardato, la crisi deve avere una fine. Se è una crisi, ha una fine. È una fine. Perché? Perché stiamo adoperando? Di che cosa parliamo noi oggi quando diciamo che la nostra è un'epoca di una nostra? Sto parlando neanche di epoca, i nostri anni sono anni di crisi. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un disordine e di una incapacità di definirci, un disordine esterno e interno, una crisi identitaria, si direbbe, che è anche una crisi epistemologico-cognitiva, che è anche una crisi di aspettative, che è una crisi di autorità, che è una crisi di sicurezza, di legalità e di legittimità. Ma stiamo dicendo che si stanno spezzando appunto queste colonne, si stanno spezzando, non che si sono spezzate. Dunque direi che prima di tutto con crisi intendiamo un processo cronico di squilibrio, ovvero una deriva che divide ciò che era unito e che mette in dissesto ciò che era o ciò che ci pare nella prospettiva storica fosse assestato. Mentre meno facilmente noi diciamo con crisi oggi, parlando di noi, mentre meno facilmente parliamo di una insorgenza acuta, di una frattura catastrofica, di un collasso, di un punto di svolta. Meno facilmente diciamo questo. Non lo crediamo. Questo processo cronico di squilibrio certamente può essere a un certo punto percepito con maggiore evidenza. Ma appunto allora ti accorgi che è un bel po' di tempo che stavano capitando quelle cose e che adesso in via cumulativa finalmente le vedi. Non è detto che il fatto che tu le veda sia una crisi e che sia produca una crisi, cioè che sia un momento, un nadir dopo il quale non si fa altro che salire. Non è per niente detto, non è per niente detto che ci sia, che dopo la malattia ci sia la convalescenza e la guarigione. Le cause della crisi allora possono essere cause esogene, sono le più facili. Una causa esogena è un terremoto, un maremoto. La civiltà dei nuraghi ha conosciuto una crisi definitiva quando una combinazione di terremoti e maremoti ha messo 30 metri di fango sopra metà della Sardegna. Crisi, senza senso, no. Civiltà micenea sostanzialmente è andata così, esplodono i vulcani, ci sono anche le epidemie, il vero danno in America non è solo da loro, gli spagnoli, nessuno in America hanno fatto tutto il possibile, ma il vero danno è il tagliolo o cose così. Cioè, il 90% di morti delle popolazioni amerinde nasce dalle malattie. E qui abbiamo una origine di crisi, ecco, una crisi da causa esogene è verosimilmente una crisi in senso stretto, cioè un evento rispetto al quale c'è un prima. Le crisi per cause endogene invece
Quindi per causa endogene, sì, può anche essere una guerra per tutti, no? Tu dichiari la guerra, l'hai dichiarata tu, è colpa tua, è colpa tua, insomma, il soggetto attivo sei tu, la perdi rovinosamente, come nel XX secolo non si resiste a una guerra per Luca, è un cambio di regime. Fascismo va in crisi, non perché i gerarchi fossero corrotti, cosa vera, ma quello è un processo di degrado, di decadenza. Muore non per quello, muore perché perde una guerra, però uno dice non è una causa proprio esogena del tutto, perché dentro quella guerra c'era voluto andare un declino demografico. Produce una crisi che effettivamente può essere decisiva. Un'invasione barbarica è una crisi, una causa sicuramente esogena per definizione. Una crisi demografica è una causa endogena. Allora, oggi, per parlare di crisi, cosa di cui tutti, termini di cui tutti si servono sempre, dobbiamo capire se stiamo parlando di un declino o di una crisi. Cause endogene, cause esogene, se ciò di cui parliamo può essere trattato in chiave razionalistica, un evento o un processo su cui intervenire con gli strumenti tipicamente delle scienze sociali, oppure una contraddizione interna di un sistema che a sua volta può essere una contraddizione che si sviluppa, oppure una contraddizione che non si sviluppa e resta lì. Prima di tutto dovremmo capire di che cosa stiamo parlando sotto il profilo geografico, cioè non si può parlare dell'intero pianeta, anche se in questa nostra epoca molti fenomeni si svolgono, avvengono su scala planetaria, non necessariamente noi riusciamo a parlare dell'intero pianeta. Uno dei centri motori del pianeta in questo momento è in una crisi piuttosto notevole. Non voglio dire se è endogeno o esogeno, comunque insomma, hanno un bel virus dentro e questo sta paralizzando le attività economiche e potrebbe essere un problema. Noi però qui francamente per il momento non stiamo parlando di questo tipo di crisi, stiamo parlando di quel tipo di crisi del quale da parecchi anni si parla, anche prima del virus, una crisi appunto politico, economico, sociale, identitario, della democrazia, che non è una vera crisi, ma è un processo di trasformazione e di disordinamento interno. E dunque cominciamo a restringere il campo almeno a quello che un tempo si chiamava Occidente. E cominciamo col dire allora, per tentare di capire che cos'è la crisi, perché è così importante, perché gli dedichiamo tante energie intellettuali, perché ci tocca in qualche modo, anche se la stiamo nominando forse in modo non perfetto, non preciso, cominciamo col dire che appunto la storia moderna dell'Occidente è una storia di crisi ricorrenti che sono storie di squilibri, di catastrofi, cioè di punti di rivolgimento e di uscite da quelle catastrofi, con uscite effettuate con capacità immaginative, creative e produttive che dall'interno della catastrofe emergono. Da questo punto di vista possiamo dire rivoluzione o comunque i fenomeni più evidenti di questa classe sono le rivoluzioni.
momenti in cui un ordine, per motivi vari, di decadimento più o meno di lungo periodo, si inabissa, succede proprio una catastrofe, c'è un buco nero però dal quale, contro le leggi della fisica, esce qualche cosa di abbastanza nuovo, non è che viene cambiata l'umanità, però l'ordine socio-politico o cambia molto o si mettono le condizioni perché le rivoluzioni politiche sono ciascuna ha la sua storia, ciascuna ha le sue cause prossime e note, ma certamente l'età delle rivoluzioni, l'età cioè in cui l'ordine si presenta così instabile, così fragile da essere sottoposto a continui rivolgimenti che nascono dalla necessità che l'ordine si adegui di volta in volta a questioni che nascono dal suo interno. Di solito questioni di carattere economico-sociale. Dentro un ordine, grazie a quell'ordine, nascono fattori di disordine che producono un collasso e anche una uscita da quell'ordine collassato. Prendete il 1848, prendete la rivoluzione bolscevica, sono delle catastrofi che, grazie alle quali si produce un ordine nuovo. Ci sono crisi dovute alla fragilità o al modo specifico di esistere della forma economica dominante dell'Occidente, cioè il capitalismo, la quale produce crisi. Non c'è economista che non dica che l'andamento dell'economia capitalistica è sempre ciclico, non è mai lineare. Se prima hai il miracolo economico, poi hai la congiuntura. Se prima hai gli anni 20, poi hai il 1929. Qui naturalmente gli economisti dicono che tutto ciò è legge più o meno di natura e se le cose vanno bene, se i politici danno retta ai saggi consigli degli economisti, riescono a prevedere o comunque a gestire questa crisi. Quando abbiamo conosciuto, vi dicevo, una crisi politica di prima grandezza tra il 40 e il 45, quando selezionata negativamente una serie di ipotesi di organizzazione delle società, diciamo la destra fascista, e abbiamo anche le litanie che danno dimensione sacra al nostro lavoro, non è male. Abbiamo conosciuto un'altra bella crisi dopo quella crisi è stata, ha conosciuto la nascita di un nuovo ordine in Occidente, sempre per restare a casa nostra, chiamiamo l'ordine di Bretton Woods, cioè un ordine socio-economico politico fondato su alcuni presupposti, no? L'organizzazione delle cose del mondo passa attraverso l'esistenza degli stati. L'economia è al tempo stesso globale e locale, cioè gli stati sono un vincolo abbastanza importante per l'economia. Sono in grado di porre confini, cioè tariffe doganali. Non esiste la possibilità di movimento indiscriminato di uomini, merci e capitale soprattutto. Esiste un ordinamento delle monete, un rapporto rigido tra di loro, ancorate all'ultima, che è il dollaro, ancorate all'ultimo bene fondativo che la metafisica occidentale riconosca, l'oro. E l'economia è trainata primariamente dalla domanda interna, cioè dalla necessità della ricostruzione. Lentamente, attraverso i vari round di
contrattazione, di trattative, si possono ipotizzare abbassamenti delle tariffe, insomma, abbassamenti dei muri. Tutto ciò va a pezzi, tutto ciò è stato uno dei fattori fondamentali dei cosiddetti 30 gloriosi, da quell'ordine che meno giovani di noi ricordano come glorioso, legato alla propria giovinezza, che è crollato molto rapidamente, per un paio di motivi, cioè per la superinflazione generata dagli Stati Uniti che facevano la guerra in Vietnam e stampavano dollari in modo forse annato e li buttavano fuori, cioè esportavano inflazione, e soprattutto dall'esplosione dei costi dell'energia dovuta alla guerra del Kippur e alla razione islamica, arabo-islamica, quel che vuole, non era soltanto, cioè il passaggio del barile di petrolio da 4 dollari a picchi di 80 dollari. Questo ha generato un fenomeno chiamato stagflazione, che è abbastanza esogeno rispetto al modello keynesiano, cioè non è colpa di quel modello, però gli è capitato addosso e quel modello è morto, ucciso con grande velocità dalle elite economiche. Oltretutto, dentro quel modello che prevedeva all'ingrosso una statualità democratica, non solo la statualità, una statualità democratica fondata sull'alleanza strutturale fra i borghesi e le masse lavoratrici, si erano messe in testa di ottenere aumenti salariali anche spinti in Italia l'autunno caldo, e insomma una certa caduta del saggio di profitto c'era, a metà degli anni 70 c'era, e allora rapidamente, ecco, però non tutti se ne accorsero, pochi se ne accorsero, quando c'eravamo dentro non tutti dissero è cambiato un paradigma, c'è una crisi, nel senso che una serie di fenomeni convergono in un punto abissale e di lì stiamo venendo fuori per fare qualcosa di diverso. Qualcuno lo capì, molti non lo capirono, ma ci fu proprio questo, cioè ci fu una sostituzione di paradigmi economici, sostanzialmente il marginalismo riemerse dalle stanze oscure dei dipartimenti economici anglosassoni, tirarono fuori gli hayekiani monetaristi, diedero il premio Nobel ad Hayek nel 74, e partirono processi politici e processi economici, il passaggio dall'economia della domanda trainata dalla domanda interna, cioè dal fatto che la gente avesse dei soldi in tasca, a un'economia trainata dalla esportazione chi poteva e comunque sia trainata dalla, si diceva, dall'offerta, cioè i capitalisti ti offrono due polli arrosto, tu cittadino che sei il sovrano consumatore scegli quale dei due comprare. Non si dice che i capitalisti offrono perché gli pare, e soprattutto si toglie, questa effettivamente è una rivoluzione, è la rivoluzione del marginalismo, cioè qui si adoperano concetti che si erano formati 70-80 anni prima. Si dice che il cuore dell'economia non è il lavoro, ma il consumo, utilità marginale, utilità del consumatore marginale, che il valore, i prezzi non si formano grazie al lavoro che è incorporato dentro la merce, ma si formano grazie ai soldi che sono disposti a spendere il consumatore per comprare quella certa merce. Detto in un altro modo ancora, tutto ciò si accompagna all'idea che non ci deve essere la pretesa da parte della forza lavoro
dire impossessarsi in tutto o in parte del proprio valore inserito dentro la legge. La frazione del valore deve stare proprio nuota. Questo veniva chiamato la grande moderazione. È un concetto tecnico di great moderation. La grande moderazione. In cambio della grande moderazione, che cosa ti dà il nuovo paradigma? Ti dà la stabilità dei prezzi, cioè abbatte l'inflazione. Togliendo soldi a tutti, tranne che a quelli che li devono avere, togliendo soldi a tutti, in effetti l'inflazione viene come posta sotto controllo, viene abbattuta drammaticamente, mesi, neanche anni. Il nuovo modello è un modello fondato sulla offerta, è un modello deflattivo. Il che vuol dire, e poi è un modello di produzione non di massa, ma come si dice, on demand. Perché sia on demand bisogna che ci sia flessibilità da parte della forza lavoro. Stiamo attenti perché questo suona molto male, io poi lo dico apposta, molto male, ma insomma suona molto male, ma davanti a questo tipo di pesantissimo intervento sulla società c'è il fatto che gli stessi capitalisti si sentono tutti a rischio, cioè nasce un mondo dove non ci sono più posizioni consolidate per nessuno, cioè fanno a pezzi la società con i suoi diritti acquisiti perché si sentono tutti minacciati. La minaccia diventa pazzesca quando una grande decisione, una decisione strategica che ha cambiato il mondo, cioè la decisione di Deng Xiaoping, consiste nel fatto che la Cina inventa un modello di capitalismo autoritario, fondato sul fatto che il capitalismo è il gatto che acchiappa i topi e che c'è sempre il padrone di un gatto. Il padrone del gatto è il Partito Comunista. Il gatto sono i capitalisti e i topi sono, è la ricchezza che va creata più che acchiappata. La tesi è: noi siamo comunisti perché da noi i capitalisti non comandano. È anche abbastanza vero. Il potere politico è nelle mani del partito. Naturalmente questo comporta che i capitalisti ricchissimi, non potendo comandare, si limitano a corrompere gli uomini del partito. Cioè, la corruzione è un problema politico, anche personale. Però è politico perché è difficile prendere fuori dal potere i ricchi. O se lo prendono sul serio, fanno la rivoluzione, o se non possono, corrompono quelli che comandano. Ma lasciamo stare. Questa grande decisione ha fatto sì che la Cina crescesse, mettendo all'opera 350 milioni di operai, che sono parecchi, massacrando i ceti operai dell'Occidente, ovviamente, che davanti a della gente che ti produce a un decimo dei tuoi costi, tutti si arrendono. E poi diciamo che fra il 75 e l'82-83 una crisi è avvenuta e non l'abbiamo chiamata così. Euforia, evviva, la globalizzazione. Che fosse un cambio di paradigma radicale, ma sì, si capiva. Però non abbiamo mai detto che era una crisi, era proprio una crisi. Crisi del modello che il messiano di Bretton Woods inizia di un altro modo di stare al mondo. Un altro modo di stare al mondo, delle società complesse e cinesi. Con differenze enormi, implicava tutto ciò la distruzione dei partiti, un ridimensionamento del ruolo attivo dello Stato, la
la fine delle stratificazioni sociali precedenti, il modello socialdemocratico è una bella cosa, però consentiva una certa differenza tra un avvocato e un operaio. L'operaio non doveva star male, doveva avere i soldi per contare a 600, però avvocato è un avvocato. Rango, prestigio, kulturum, besitz, quel che volete. Il modello è, facciamo tendenzialmente tabula rasa del passato, impoveriamo tutti e distruggiamo il prestigio sociale dei ceti medi, togliamo banalmente molti diritti ai lavoratori perché questi sono degli ostacoli a ciò che la nostra dottrina economica ha assodato, cioè che l'economia è un sistema di equilibri. Se lasciata agire secondo il proprio concetto, è un sistema di equilibri. Mentre da Adam Smith a Karl Marx sapevano che era un sistema di squilibri. Cioè c'era qualcuno che lavorava e qualcuno che si impadroniva del proprio valore. Che poi questo venisse definito male o inevitabile, però che ci fosse dentro uno squilibrio. Ecco, quello che non si può più dire, non si può più pensare, è che ci sia politica dentro l'economia. L'economia è un regno neutro, non si adopera nemmeno più la parola economia politica, si dice macroeconomia. Le cattedre universitarie, cattedre di macroeconomia, microeconomia o aziendale, e insomma cambia, perché lo Stato non deve più fare politica economica, perché lo Stato deve soltanto eliminare, risolve i problemi. I problemi sono tutti della politica, nessuno di essi è nell'economia. Cioè la politica deve sostanzialmente obbedire, io questo me lo sento dire continuamente, non c'è economista mainstream che non dica questo. Se i politici avessero dato retta agli economisti, che rispondo dicendo con John Kennedy, scusi, lei è un economista, e perché non è un miliardario? Se capisce tutto così bene, se riesce a prevedere, se è padrone delle leggi inesorabili dello sviluppo, perché non è vita? Lasciamo stare lo statuto epistemologico del pensiero economico. Crisi, non chiamata crisi, ma chiamata, anzi, splendida aurora. Splendida aurora, no? Che si fondava, e questa è la cosa fondamentale, si fondava niente meno che sopra il desiderio. È stata proposta, venduta e accettata come la grande manifestazione della autoaffermazione del soggetto. Cioè noi distruggiamo le strutture difensive della soggettività, i partiti, i sindacati, indeboliamo molto lo Stato e al tempo stesso diciamo al soggetto guarda che ti stiamo togliendo dalle spalle il peso dei parassiti che ti mangiano, vivo, tu senza questi parassiti puoi campare benissimo, meglio, sii te stesso, sii grande, osa, cioè no, superuomo di massa, osa, guarda questi grandi esempi, questi nuovi santi, da Steve Jobs a Bill Gates, anche tu puoi, questo è il destino dell'uomo, è questo. Non di starsene lì a fare il garantito dai sindacati, ma di osare, cioè società di imprenditori, ciascuno è imprenditore di se stesso. Euforia. Euforia. A cui a varie riprese e al tempo stesso in preda a una sorta di sindrome di Stoccolma, la sinistra. Che queste cose le hanno fatte naturalmente prima degli altri paesi anglosassoni, come noto per certi versi è inevitabile, le hanno fatte per via politica, selezionando politici di inaudita ferocia, come devono essere, che hanno fatto questa rivoluzione, una taccia bene. Ma il grosso, poi in Europa, l'hanno fatto i ceti politici di sinistra. Tutte le
deregulation di carattere finanziario sono state fatte tutte dai politici della sinistra europea, da Blair a Mitterrand, a Schroeder, a Ciampi, a D'Alema, sindrome di Stoccolma, produttivismo, innamoramento del segreto, mica tanto, innamoramento del capitalismo da parte del socialcomunismo. Comunque sia, ciò è avvenuto. L'idea è così stiamo producendo più ricchezza che in ogni altra epoca della storia, quindi due ipotesi. Trickle down americano, cioè qualche cosa gocciolerà anche verso gli infimi, oppure no, noi socialdemocratici in Europa faremo una bella distribuzione. Con che cosa? Non si sa. Se ti privi dello Stato, dei sindacati e dei partiti, come fai ad avere la forza di andare verso la redistribuzione? Non si sa. E in ogni caso il problema non sta nella distribuzione, sta nella produzione. Soprattutto quando la produzione la vai a fare in Cina o in Vietnam, il problema sta lì. Il sistema, questo sistema capitalistico, fa accumulazione attraverso la finanza, cioè attraverso le bolle speculative. E le bolle, per definizione, ogni tanto scoppiano. E quando scoppiano, qualcuno ci resta sotto. Oh. Noi cominciamo a parlare. Allora, di crisi si può parlare sempre, ma in realtà quando si parla di crisi si parla molto più spesso di degrado, deriva, lento disfarsi di strutture che parevano solide. Se vogliamo parlare di crisi nel senso proprio del termine, io vedo quella del 45, quella l'hanno vista tutti, uomini e rovine, dicevano. Vedo quella dal 74-75 all'82, l'hanno vista in meno. Poi tutti hanno visto la crisi economica del 2007-2008, però tutti l'hanno chiamata crisi economica. Cioè hanno detto, va bene, è una delle tante brutte, questa è brutta, però è una delle tante crisi a cui va soggetto il capitalismo, con gli strumenti opportuni se ne viene fuori. Atteggiamento assolutamente razionalistico, cioè non c'è alcuna sfida epistemologica in quella crisi, no? Basta saper fare certe cose. Negli Stati Uniti hanno fatto una certa cosa, cioè hanno stampato 4.000 miliardi di dollari e dopo aver fatto fallire per punizione una grande banca hanno salvato le banche. In Europa abbiamo fatto l'austerità sulla base di un algoritmo sbagliato, che diceva che ogni punto tagliato di spesa pubblica produceva un più 2,5 di PIL, poi un paio di ragazzini di un dottorato hanno detto, ma li sapete fare i conti? E quelli hanno detto, ah, sorry. E intanto abbiamo raso al suolo l'economia europea, che conosce in realtà due crisi, 2008-2011. Bene. Da lì abbiamo cominciato a capire che quella crisi, ecco, questa poi è l'ipotesi di fondo che governa e parla, quella crisi non è la crisi che possa essere valutata e considerata dal punto di vista del pensiero strumentale, cioè delle scienze sociali. Cioè non è trattabile, perché non è vero che ne siamo venuti fuori. E qui forse restringo in parte il campo dal generico occidente a un'Europa. In parte. Perché da quella crisi ne sono venute fuori tante altre, tutte intrecciate. Vedete, io non sto dicendo che la modernità è tutta una crisi da quando abbiamo abbattuto il fondamento ultimo che era l'uomo di Dio. Non sto dicendo che dopo la rivoluzione francese, siccome non c'è più la gerarchia ontologica nella società, siamo condannati al peccato, no? Sto dicendo che gli ordini moderni sono ordini che si strutturano attraverso crisi, ma
di solito, o comunque fino a un certo momento, dalle crisi uscivano ordini relativamente stabili. Ecco, è un po' di tempo che sono stati messi in campo degli ordini che non sono stati. Ogni neoliberista dice, bene, è vero, io odio la stabilità, odio lo Stato, odio la stabilità, la vita è movimento. Se ci fosse solo stabilità saremmo ancora alle caverne. Beh, bene, può essere accettabile. Si tratta di capire se questo movimento è sopportabile o è insopportabile. Cioè se il tasso di insicurezza, chiamiamolo così, contenuto nel concetto di movimento è sopportabile o è insopportabile. Tutta l'età moderna è un equilibrio sballato, ma insomma è un tentativo di equilibrio fra stabilità e movimento. Lo Stato moderno nasce per stabilizzare le guerre civili di religione, o bella. Però dentro la propria pancia si ritrova il capitalismo, che stabile non è, però il capitalismo dentro lo Stato ci resta, o comunque al servizio dello Stato ci resta per suoi comodi e per sua assoluta convenienza, fino a un certo momento, dopodiché sbuca fuori e dice che lo Stato non ha più bisogno. È il capitalismo che mobilita lo Stato, cioè quando dentro, grazie al capitalismo, dentro lo Stato ti si presentano masse operaie organizzate, è una bella mobilitazione. Chi l'ha fatta? Il capitale. Chi l'ha intercettata? I socialisti. Lo Stato si trova spiazzato, resiste malamente, cede, deve cambiare natura, diventa Stato democratico. Si fa. Quello che non si riesce a capire che cosa si sta facendo è oggi. Nasce un ordine nuovo, l'ordine neoliberista, dalle ceneri dell'ordine di Bretton Woods. Ne abbiamo viste tante, vediamo anche questo. Ma è un ordine così poco ordinato, al che i mainstream ci dicono, evviva, evviva il disordine, che meraviglia! Noi sì che siamo in progresso, rivoluzioniamoci. Da cui la strepitosa notizia che tutto il mainstream è a favore, è stato a favore, adesso appunto adesso le cose cambiano, è stato a favore di grandi rivoluzioni, diciamo, etiche, di grandi rivoluzioni di comportamento. Nessuno ha mai, mentre davanti alle rivoluzioni politiche ci si è un po' irrigiditi, diciamo così, cioè quelle non passano, le rivoluzioni del comportamento sono state addirittura agevolate, benvenute. Cioè quando noi altri ragazzi facevamo la rivoluzione con sesso, droga e rock and roll, ho l'impressione che non stessimo facendo una grande rivoluzione. Ho l'impressione che stessimo facendo ciò che le menti più avanzate del sistema, del mainstream, volevano da noi, cioè la fine di ogni rigidità, figura paterna, via, un certo modo di interpretare la sessualità, via, gerarchie, via, disciplina, via. Che cosa ti ritrovi in mano? Un rizoma desiderante. Un rizoma desiderante può anche fare il 77, ma il 70, dopo, nel 78, se lo sono già dimenticati il 77. Cioè non è che lascia queste tracce indelebili nella storia. L'importante è trasformare le strutture in qualcosa di effimero, comprese le strutture comportamentali, comprese le strutture psichiche. Non sto dicendo come era bello quando il preside era una figura paragonabile a Dio, dico solo che tutta la nostra enfasi contro il preside aveva sicuramente l'appoggio del grande capitale, sicuramente l'ostilità di quello intermedio, ma insomma chi sapeva qualche cosa del mondo non si faceva tanti problemi per lui. Se ne facevano di più,
forse ha ragione, forse ha torto, se il PC vince la elezione. Forse ha ragione, forse no. Quello che emerge da quella crisi è una mobilità sostanzialmente insostenibile, socialmente insostenibile. Tu fai a meno della figura paterna, evviva, fai a meno della differenza di genere, fantastico. L'essere umano è infinitamente plastico, evviva, che meraviglia. Magari sulla pensione vorresti un pochino più di rigidità, cioè ho lavorato tot anni, mi avete detto che se lavoravo tot anni e versavo tot soldi, mi davate tot di pensione, pregherei di che venga mantenuta la parola. Come diceva un grande, perdonano piuttosto il fatto che gli hai ammazzato il padre che il fatto che gli hai portato via la roba, era Machiavelli. E invece questa meravigliosa mobilitazione sociale, mobilitazione totale, che Hans Junger manco si sognava, questa mobilitazione neocapitalistica, neoliberista, questa società del rischio, stiamo dicendo le stesse parole, io naturalmente ho il mio lessico, non uso il lessico di Beck, insomma, questo, questa qui a un certo punto diventa socialmente intenibile. Spezza il legame sociale e spezza il legame di fiducia verso le istituzioni, spezza l'alleanza tra capitalismo e democrazia. E questo spezzare è quello che stiamo vedendo dopo la crisi 2007-2008. Curata bene come in America, curata malissimo come nell'eurozona, si spezza quel legame. Per cui abbiamo il capitalismo senza democrazia. Lungo due direttrici. La prima, fondamentale, portiamo via alla politica tutto quello che possiamo. Inventiamoci tutte le authorities di questo mondo per tecnicizzare i veri potenti sulla società. Non lasciamo in balia della plebaglia, della sua volubile volontà, delle cose importanti come questo debito pubblico e questa cosa. Oppure inventiamoci un vincolo esterno. Sottraiamo alla volontà democratica il valore della moneta. Io ho sentito dire da grandi economisti della Banca d'Italia, non faccio nome perché non sono un delatore, e poi sono andato a vedere che li ho trovati, che c'è un grande dibattito anglo-americano su come mettere in piedi una bella authority fiscale che sottragga la materia fiscale alla volubilità, al ciclo politico. Se uno tiene conto che i parlamenti sono nati sostanzialmente sulla materia fiscale, se tu porti via il potere del budget, già pesantemente limitato oggi dal fatto che non abbiamo più la sovranità monetaria, porti via apertamente il potere di bilancio e lo dai in authority, veramente vale la pena di chiuderlo. Ciò è normale per un economista mainstream, è normale, cioè la misura del mondo è l'economia. L'economia ha delle leggi che vi piacciono o no, sono queste. Non c'è alternativa, è stato detto. Bene. L'altra linea molto più astuta, perché voi capite, è intenibile una posizione del genere. Ci hanno provato, ma è intenibile. Ogni tanto Lesine e Gervasi scrivono delle robe così. Insomma, l'altra linea molto più astuta è operare una ridirezione dell'aggressività. Un buon vecchio concetto dell'etologia. Quando Lorenz scopre che il giubilo trionfale dell'oca cinerina, spettacolarissima danza nuziale dell'oca cinerina, cioè la danza nuziale si suppone che sia, come dire,
pacifica, no? Visto che si vuole convolare a giuste nozze, in realtà non è altro che l'aggressività ridiretta. Bene. E allora si inventano i partiti populisti sovranisti, per i quali il vero problema di questo mondo è il numero dei deputati, il loro stipendio e il loro vitalizio. Che vogliono la meritocrazia e la valutazione, come se la meritocrazia e la valutazione non fossero il modo di funzionamento dello Stato oggi, il suo obiettivo, disciplinare, premiare il minimo. Al migliore diamo più soldi, al peggiore meglio, che peggio. Populisti. Sovranisti, guerra di liberazione per l'indipendenza, e così cacciamo tutti i neri. Come se il problema di questo nostro mondo fosse la immigrazione. Questo glielo danno. Questo sono sacrificabili questi. I deputati e gli immigrati sono sacrificabili. Basta che non vai attorno al paradigma economico, ti cedono tutto, ti concedono tutto. Però c'è crisi della democrazia? Sì. Cioè venir meno della fiducia della società verso le istituzioni democratiche è un fatto, lo si può anche misurare se si vuole. Che abbia un nesso con l'incremento della disuguaglianza, che è il prodotto fondamentale del paradigma economico. Diciamo che è come riuscire a collegare il fatto che una donna resta incinta col fatto che ha avuto un rapporto sessuale. Prima o poi ci arrivi a capirlo, che c'è un nesso, no? C'è un nesso. Ti esplode l'indice Gini e quelli diventano tutti cattivi. Certo, se ti limiti all'analisi del tipo gli italiani sono diventati cattivi, ti fermi lì. Se riesci a spingerti fino a capire perché, a chiederti perché, facilmente lo capisci che se gli togli il lavoro e la pensione e se gli definanzi, sottofinanzi per 20 anni consecutivi la sanità e l'università, e se per 20 anni fai avanzo primario, forse la gente, dopo un po', dopo che si è bevuta tutte le che gli hai detto, smette di bersene. Poi, e quello è il punto, comincia a bersene delle altre. Oh. Questa è crisi. I dotti, fra i quali mi ascrivo, lo chiamano momento polare. Che vuol dire che Polanyi l'aveva capita anche lui, che i fascismi, chi più chi meno, sono l'affidarsi del ciclico, affidarsi della società alla mano pubblica dopo che la mano privata l'ha devastata. È normale la richiesta di protezione. È normale, rivolta allo Stato, a chi volete che la rivolgano, la richiesta di protezione, alla Banca Centrale Europea, al Fondo Monetario Internazionale, che protegge come sono stati protetti i greci. A chi volete che venga rivolta una domanda di protezione, se non a quell'istituzione che nasce dal presupposto protego ergo obbligo, cioè lo Stato. Che nel frattempo lo Stato sia tanto bucherellato da tutte le parti che non riesce a proteggere nessuno, se ne accorgeranno dopo un po'. Intanto qualche abile imprenditore politico dice: vieni che ti proteggo io dai tuoi nemici. E anzi, te li dico pure io quali sono i tuoi nemici. Sono i neri, gli omosessuali, la teoria del gender, poraccia, e tutte le cose meno il paradigma economico. Una volta si disse, come sapete bene, il problema sono gli ebrei. Oggi questa cosa qui, grazie al cielo, non si può più dire, ma il meccanismo psicologico e di governo delle menti è lo stesso.
ti insegno io come si fa a essere felici. Prendi a calci l'immigrato. E viva il presente abbasso l'Islam, quel che volete voi. Tutto ciò è brutto, sporco e cattivo, ma straordinariamente vero e giustificato. Non giustificato nei contenuti, giustificato nella strutturale, nella manifestazione della strutturale impossibilità di andare avanti con questo sistema. Oh. Allora, è una crisi. È una trasformazione. Voi vedete, la crisi della politica c'è, nel senso che quella forza, che era la forza della politica, è venuta a me. Governo, opposizione, guardate che non si capisce più quale sia il governo, quale sia l'opposizione. Il governo non hanno forza. Contro di noi fanno le rappresaglie quelli di Taiwan. Contro di noi è l'Algeria che dice che la sua zona economica esclusiva arriva fino alla Sardegna. Cioè siamo deboli come paese, ma gli altri paesi europei sono meno deboli di noi, perché noi siamo sempre stati un paese più degli altri, ma sono deboli anche noi. Quindi questa debolezza nasce da alcuni fatti, dal fatto che il grande ombrello della protezione statunitense è stato in parte ritirato, in parte ridispiegato in modo diverso, e insomma in buona parte adesso ci tocca fare qualcosa sulle nostre gambe. Non è vero che sono venute meno le sovranità quando il sistema mondiale dei due blocchi è andato a pezzi? No. Nel vuoto che si è formato relativo si è voluta introdurre una nuova grande potenza, l'Europa, che è morta prima di nascere, perché non avendo un'origine politica non ha forza politica, e in realtà sono rinate le sovranità, cioè quelle belle, importanti, profonde differenze di peso sulla scena internazionale che nascono dalla struttura, dalla storia di un certo paese. Quando si dice oggi l'Europa funziona con metodo intergovernativo, non si dice altro che l'Europa non ha una capacità di esistere come tale, nemmeno nel modello ridottissimo che le è stato assegnato di potenza civile. L'Europa non ha una capacità politica normativa reale che superi gli Stati. L'Europa funziona attraverso l'accordo o il disaccordo degli Stati. E un buon modo per trovare l'accordo o il disaccordo è ricondurre gli Stati in disaccordo alla ragione attraverso o lo spreco, chiamatelo come volete, che è un'arma politica. Certo che ci ha dato un grosso beneficio, prezzi stati pagati, cioè, il meccanismo come l'euro trasforma l'inflazione in debito sostanzialmente. Naturalmente l'economista mainstream opportunamente austero dice il debito se lo vuoi fare, perché se non lo vuoi fare l'euro mica ti obbliga a far debito. Peccato che quei debiti servono a mantenere qualcosa che non è nemmeno il minimo vitale di uno Stato sociale. Se tu davvero vuoi abbattere il debito, non fare più debiti, o hai una crescita monstra. Ma la crescita nostra nel modello economico dell'euro, che è quello dell'ordoliberalismo, che non è proprio il neoliberalismo, non la potrai mai avere. Siamo la zona economica meno attiva e meno dinamica del mondo, cioè saranno lì. La nostra economia si fonda sul fatto che non ci deve essere domanda interna. I soldi si fanno esportando. Allora, esportando, i soldi si fanno fino a un certo punto.
fino a quando coloro ai quali esporti hanno voglia di comprarti le merci. La Germania ha prodotto un surplus gigantesco della propria bilancia dei pagamenti e poi qualcuno si è scocciato. Allora, abbiamo un sistema economico, quello dell'euro, in grave e diretta crisi, un paradigma economico neoliberale che funziona soltanto attraverso le bolle, l'ultima delle quali ha prodotto un disastro sociale, non solo economico, un disastro sociale, e non solo in Europa, dove certo l'ha prodotto ancora più forte, ma insomma, Trump è figlio di un disastro sociale, non di un impazzimento, ma di un problema reale. Poi si può dire che lì c'è una struttura politica talmente robusta che resiste anche alle sollecitazioni di quel tipo, e può anche essere vero, ma una struttura politica così robusta noi non abbiamo. Forse in Inghilterra ce l'hanno, ma in Inghilterra assolutamente si è spostata, non è mai entrata nell'euro e si è perfino uscita dall'Europa perché fiuta l'odore di bruciato. Siamo noi che ci stiamo prendendo tutta la crisi economica e tutta la crisi politica, tutta la crisi sociale, e diventa anche una crisi, come dire, di identità. Non che io creda molto al concetto di identità politica e di identità italiana, non è questo il punto. Qui si tratta di identità, diciamo così, sostituiamo la parola identità con la parola legame sociale. E allora ci siamo. Noi, e non solo noi, stiamo pagando l'indebolimento del legame sociale, cioè il fatto che non crediamo di avere futuro. E se tu non credi di avere futuro, le regole non le rispetti. E non ci sono prediche sufficienti a farti uscire dalla tua sfiducia, se non ci sono le azioni che almeno dimostrino che si va verso una direzione di cambiamento radicale. Il massimo, e questo è il punto fondamentale, il massimo che la sinistra riesce a capire oggi è che, ma sì, bisogna fare un po' di redistribuzione. E per fare la redistribuzione prende la mia pensione, e dice, troppo alta, pensione d'oro, te ne tolgo un po' e così facciamo il reddito di cittadinanza. Cioè, a distribuire una torta che non cresce mai generi soltanto scontento. Bisogna farla crescere, quella torta. E allora, per farla crescere, tu hai due ipotesi. Quella che pare vincente oggi è l'ipotesi ultraliberista, e io vi faccio la flat tax. Il caso meno, pazienza, tanto di servizi e ne stiamo dando così pochi che se anche ne diamo ancora meno, voi manco ve ne accorgete. In compenso c'è un effetto talmente di shock sull'economia che tutto torna a crescere. Cioè, voi capite, vuol dire curare una malattia con quel virus lì. Magari per qualche anno funziona pure. Magari, se va tutto bene, per qualche anno funziona pure. Il tutto però convinto con... perché sia sostenibile gli devi dare in cambio. Se gli togli ancora dello Stato sociale, se ti fidi del fatto che magari fra un anno o due ci sarà crescita del PIL, intanto gli devi dare qualche altra cosa, no? Mano libera su vari fronti, che sono gli unici fronti su cui la sinistra si è attestata, cioè i diritti civili,
senza esagerare, però un pochino sì. E sono quelli, ciò che è negoziabile al giorno d'oggi è quello lì. Gender o non gender? Immigrazione o non immigrazione? Però noi ci troviamo ad avere una politica che di fatto oscilla fra l'accettazione aperta e conclamata di un modello economico e una politica che quel modello economico non lo mette mai in discussione, però l'una, quel modello economico te lo fa accettare dandoti mano libera nella caccia all'immigrato, l'altra te lo fa accettare dicendo vada, ti tolgo l'articolo 18 ma in cambio faccio sposare l'omosessuale. È crisi. Oddio. È un disastro e quindi cosa succede? Perché la decisione sta qui. E quindi cosa ci sarà? Un declino lento o c'è un intervento di qualche energia che noi non vediamo che cambia? Quello non lo so. Quello non lo so, quella è una bella complicazione, perché se voi date in mano ai partiti populisti e sovranisti pure l'epidemia, quello sì che è una bella miscela esplosiva. Le epidemie sono un fattore di crisi storico, perché sono quelle che distruggono il legame sociale. Cioè, ho paura e basta, capisco solo questo. E quindi facciamo i voti che l'epidemia sia una banale influenza, quale al momento poi è. Il punto è, da una situazioni di degrado di un sistema economico e delle istituzioni politiche, l'età moderna è piena, non è la prima volta. Il punto è, e allora lasciamo il degrado d'asta, cioè ci affidiamo allo stellone, vediamo che cosa succede, oppure qualcuno ha un progetto. È un progetto possibilmente fondato su qualche forza storica sociale reale, non inventata. Io questo non lo so, in questo momento. Sono più propenso a dire che nessuno ha un progetto, però sono felice di sbagliare. Sono felice di sbagliare, non è che qualcuno ha un progetto e viva. Certamente siamo, come Italia, come Europa, in una situazione intenibile. Intenibile, cioè non abbiamo capacità propulsiva. L'Europa può cambiare, se vuole sì. Una linea di cambiamento è la green economy, sì, che vuol dire investimenti che riscuotano questo continente esausto e gli diano nuovo impulso. Basta trovare i soldi o basta stamparli, cosa che si può fare senza venire meno nessuno dei 10 comandamenti di nostro Signore. Solamente se stampi i soldi fai venire paura ai tedeschi. Questo sì, che temono l'inflazione. Per cui, qual è? Un problema è cambiare la testa dei tedeschi, non fargli paura. Loro hanno paura dell'inflazione. Loro è il male assoluto. Però loro sono fermi. La Germania è ferma. Avranno un minimo di interesse ancora a muoversi. Questa è una linea. Altre linee sono dei sovranisti che dicono ok, usciamo, poi da soli ce la vediamo, cominciamo a stampare moneta e buttiamo soldi dove ce n'è bisogno. È molto astratto come discorso, perché vai a sbattere contro delle reazioni del sistema che possono essere di una durezza incredibile. Ma sarebbe sostenibile? E che ne so, io sono un economista, non lo sa nessuno. Penso che la prima cosa che succede è che la nostra lira nuova si deprezza
molto, e che questa sarebbe una crisi del tipo la distruzione dei risparmi di una generazione. Questa sarebbe pure la mia, per cui sarebbe anche sorprendente. Sì, ma prego. La rinuncia dell'Italia, dei vari paesi europei, ad essere stati in senso compiuto con le politiche monetarie, si può risolvere solo, secondo me, con la creazione di un altro Stato in senso compiuto, che combatte quello che combatte, che compete con Stati compiuti, quali sono Russia e Cina, che possono gestire appieno le proprie politiche economiche. Quindi noi siamo una cosa che è a metà tra un Stato, e in parte poi non lo è, perché di fatto non possiamo sostenere le nostre aziende, perché c'è bene conto di concetto di libera concorrenza, non possiamo gestire la nostra politica monetaria perché non abbiamo una moneta, e quindi nel momento in cui non siamo noi uno Stato, dobbiamo sperare che qualcos'altro diventi e faccia anche gli interessi. D'accordo, questa è la terza ipotesi che avrei detto prima di lei, che però è totalmente irrealistica, perché questa non la vuole nessuno. Ah, ma certo, non è realistica, però. Cioè la formazione di un'Europa che sia una federazione. Che però vuol dire, se siamo seri, che la Francia e la Germania diventano come la California e il Texas. Cioè ricchi e prosperi, finché volete, ma non sovrani. Loro si possono autodefinire sovrani, Texas e la California, finché vogliono, ma non lo sono. Cioè, detto in un altro modo, più serio, per formare una federazione ci vuole un potere costituente. Cioè, ci vuole un bel po' di persone che lo vogliano apertamente e che dicano we the people. A parte che noi non sapremo in che lingua dire noi europei, ma a parte quello, l'energia politica necessaria per creare una federazione, chiaramente la federazione è la soluzione che sembrerebbe ovvia. L'impero, chiamatela, volete chiamarla impero, tanto gli Stati Uniti sono una federazione, la Cina è un impero, cioè entità di scala continentale molto articolata, relativamente articolata al proprio interno, ma capace di una politica unitaria, tanto verso l'est, cioè capace di trovare, individuare e difendere gli interessi strategici del paese, che nel caso europeo è piuttosto complicato, perché vuol dire avere interessi strategici praticamente su tutti gli asini, che vuol dire che questa cosa nuova che nasce va a mettere il naso nelle principali crisi politiche, almeno del Mediterraneo e in Ucraina e nel Baltico. Cioè, comincia a essere, a parte che questa cosa nuova che nasce non nascerebbe col plauso degli Stati Uniti, né della Russia, ma insomma la Russia è molto meno potente, ma gli Stati Uniti potrebbero sempre dire io ho fatto due guerre mondiali per non farmi scappare dell'Europa. È certo che la soluzione è un potere politico di scala continentale, più riuscirci, che non vuol dire un super Stato, però un'entità che, ad esempio, facciamo un esempio facile, l'Unione Europea non è un'entità politica, non ha capacità di comando, ha molti modi per tenere sotto controllo gli Stati, e comunque ha un budget dell'Unione Europea pari a meno del 2% del PIL europeo. Molto meno. Il budget federale degli Stati Uniti è un terzo del PIL degli Stati Uniti. Per fare qualche cosa devi avere soldi. Allora, se tu dai un terzo del PIL dell'Europa a qualcuno che sta a Bruxelles, questo qualcuno potrà fare qualcosa. Certo, però vorrei capire chi ce l'ha messo, quel qualcuno a Bruxelles, con quale processo democratico c'è andato, che elezioni su scala continentale ha vinto. Se no,
ci stiamo mettendo la testa nella bocca di un leone. Ecco una crisi. E tuttavia è ancora improprio chiamarla crisi finché non ne vedremo fuori. Cioè finché non vedremo il punto di risalita. Oh. Perché altrimenti siamo costretti a dire una serie di problemi incastrati l'uno dentro l'altro senza che abbiano la dignità di una crisi. E anzi si può perfino dire che questo è l'ultimo modo inventato dal neoliberismo per esistere. Cioè fare un'infinità di confusione, buttare all'aria categorie e istituzioni, perché nulla cambia? Perché nulla cambia? Comprese la categoria che il neoliberismo si pone come centrale, cioè la libertà dell'individuo. La tesi dei mainstream è: esiste la società aperta, che siamo noi, esiste la società chiusa della Russia e la Cina. Se noi andiamo a vedere, c'è anche il caso che la nostra società non sia tanto aperta, che si stiano moltiplicando le cose che non possono essere dette. I pensieri che non possono essere pensati. E se andiamo a vedere la nostra società, le nostre società aperte hanno chiuso. Tanto sul versante del paradigma economico, questo l'hanno detto, no? There is no alternative, non c'è alternativa. Voi vi rendete conto, per la prima volta nella storia siamo arrivati a un incontrovertibile, a una verità incontrovertibile. Comunque la vogliamo chiamare, questa forma di produzione è priva di alternativa. Neanche la forza di gravità che vedete nel neoliberismo, come società aperta non c'è mai, cioè la struttura di fondo della società non è aperta, è quello che poi le porte per far transitare la volontà del singolo, delle comunità verso la politica e la capacità che la politica ha di cambiare qualche cosa, o comunque sì, la capacità della politica di mettere in discussione mezzi e fini. Io non ne vedo neanche l'ombra. Nessuno che io sappia sta parlando di fini e pochissimi di mezzi. Stiamo parlando di sindaco d'Italia, la cosa più avanzata che riusciamo, la barzelletta più sporca che riusciamo a dire è il sindaco d'Italia. La più osetta, le cose più azzardate, voi capite? Tutto quello che viene posto in essere oggi è in realtà per inchiodarci allo status quo. Pensate a internet e alla rete. La più grande fonte di conservazione che mente umana abbia mai organizzato. Attaccati alla rete e non romperla. Lì puoi dire e fare qualche tipo. Basta che tu non faccia discorsi di odio. Ma insomma puoi dire e fare qualche tipo. Vivi dentro una bolla. Non mettere il naso fuori, non disturbare. E poi, oltre al lato della evasione, quante cose si possono fare con l'elettronica? Ad esempio, controllare tutti sempre. Noi siamo dentro un capitalismo di controllo. Lo Stato serve essenzialmente a raccogliere dati dalla sfera economica di solito e a servirsene per controllare i cittadini o per il loro bene. La Cina adesso sta fronteggiando l'epidemia avendo schedato elettronicamente praticamente tutti i suoi cittadini, che sotto il profilo tecnico sono imprese fenomenali. Pare che lì abbiano tutti il cellulare,
a ciascuno è stato mandato un codice e un colore, un soggetto. Il colore è sulla base della tua rischiosità. Metti, se sei sano e verde, se stai morendo di polmonite rosso. E quando vai in giro, quando vai nei posti, prima di entrare devi far vedere codice e colore. Se così si ferma l'epidemia, dice grazie alla tecnologia. Ma ci sarà sempre un'epidemia da fermare. Questa volta è un virus malefico, la prossima saranno discorsi d'odio. Fammi vedere se hai parlato male di qualcuno dei nostri nuovi santi. Ci sarà sempre una chiusura. La cosa più banale è quella che è capitata ai professori universitari, che di punto in bianco si sono trovati a dover dar conto di quello che scrivono, dove scrivono, che cosa scrivono, se quello che scrivono lo scrivono su una rivista di una certa disciplina o di un'altra disciplina. E insomma, seccante, si chiama valutazione. Apparentemente diceva, ovvio, perché non vorresti essere valutato? Beh, no, la vera risposta è perché io sono già stato valutato, amico. Quando ho vinto un concorso, sono già stato valutato, dopo basta, dopo sono io che valuto piano. Ma allora cosa ti rispondono? Tu hai vinto un concorso intriso di corruzione e di nepotismo, non esiste più, non può esistere nessuna casta, categoria dotata dell'autorevolezza per resistere alle legittime richieste del popolo che vuole sapere perché tu prendi il tuo stipendio. E io, come Stato, mi servo di una agenzia, di una authority, che ti prende e ti fotografa ogni minuto della tua esistenza e decido io se tu sei buono o cattivo. E vedrai che ho l'appoggio incondizionato dei cittadini, che ti odiano, perché tu sei un professore. Che io Stato abbia posto in essere tutto ciò è anche vero, ma non ce lo siamo dimenticati. Che l'abbia organizzata io, che l'abbia organizzata il potere mainstream dei giornalisti che scrivono i libri contro la casta e dei giornali che enfatizzano ogni concorso universitario, questo non è la società oggi. Qui chiunque è passabile per le armi, non della critica, no? Del populismo di Stato, che si manifesta attraverso il diritto che lo Stato avoca a sé di valutare tutti, sempre, cioè di controllarti sempre. Chiunque abbia una certa età, come sottoscritto, può misurare serenamente un crollo degli spazi di autonomia. Crollo. Oggi noi non possiamo fare niente. Non dico l'azione politica, il concetto di azione politica ce lo siamo dimenticati. Qualunque cosa tu voglia fare, in caso l'alternativa è che non chiedi il permesso a nessuno, fa quel cavolo che ti pare e nessuno ti trova. Ma se vuoi seguire tutte le regole, avere tutti i permessi, impazzire. Non abbiamo la benché minima autonomia. Se vuoi tagliare un albero nel tuo giardino, non puoi. No, questa è la società aperta. Non è detto che sia una crisi, Diocleziano aveva fatto questo, aveva irrigidito tutta la società imperiale, però non aveva nella pancia il capitalismo che vuole da una parte rigidità nel senso di non accesso alla libertà e dall'altra vuole però lui per sé mano libera, cioè vero.
Cioè, in questo momento noi in realtà stiamo vivendo una fase di squilibrio fra le ragioni della mobilità e le ragioni della stabilità e le ragioni della libertà, che sono straordinariamente connesse a quelle della stabilità, oltre che a quelle, come sembrerebbe più ovvio, della mobilità del mondo. Si è liberi anche quando si può prevedere un po' la propria vita. Siamo in una fase di squilibrio, mobilità assoluta, cioè crisi continua da parte della struttura economica, incapacità della politica di porvi fine, incapacità della politica di gestire e di dare quel minimo di sicurezza, cioè quel minimo di libertà, senza i quali e senza le quali i cittadini non credono più nella democrazia, perché non credono più nel futuro, non credono più neanche in se stessi. In realtà oggi non c'è individualismo. Non c'è niente. L'individualismo è un'altra cosa. È un'assunzione di responsabilità. L'individualismo, che è tipicamente connesso al razionalismo moderno, implica una posizione centrale, creatrice dell'individuo. Oggi, che posizione centrale, creatrice dell'individuo stiamo dicendo di noi? Da una parte siamo passivi e dall'altra cerchiamo di mettere insieme il pranzo con la cena, di portare a casa la pelle. Io spero di tenere a casa. Questo non è individuo, questa è fuga. E non sto dicendo che siamo tutti dei vigliacchi, perché siamo stati messi in questa condizione. Anche la grande polemica dei pochi teologi che dicono: avete visto cosa succede a far girare tutta la macchina intorno all'individuo e non intorno a Dio? Attenzione, qui di individuo non c'è più neanche l'uomo. Io non conosco l'individuo. Conosco solo soggetti assoggettati. Allora, ci sono giovani ottimisti che dicono sì, però il soggetto assoggettato ha sempre una capacità di reazione. È scabroso, non è perfettamente liscio. Riesce a fare resistenza. Bene, fatelo. Adesso non voglio parlare di politica contingente, però la parola chiave è agire, non stare, agire. Per agire bisogna capire dove vuoi andare, su quali strutture vuoi incidere. È una crisi o è solo una malattia? E se è una malattia, è una malattia mortale che ci porta alla morte in fretta, o è una malattia che riusciamo a cronicizzare e ce la teniamo per chissà quanto altro tempo? Lo storico del futuro dirà: quella lunga fase fu una fase di crisi non acuta ma prolungata, dalla quale effettivamente comunque sia è uscito qualche cosa di nuovo. Oppure lo storico del futuro dirà: quella lunga fase fu nient'altro che declino, e infatti noi dell'Occidente e soprattutto dell'Europa abbiamo solo un ricordo. Oppure, uno storico dirà, questa relativamente lunga, una decina d'anni, fase di problemi e di malattia fu aggravata dall'evento X, ma anche risolta, come le malattie si risolvono, grazie a una serie di giuste, sagge, coraggiose decisioni che hanno prodotto un universo nuovo, relativamente. Questo non lo sappiamo. A me premeva soltanto porre in chiaro che cosa vuol dire crisi, che, per chiudere, la grande pretesa dell'establishment, del mainstream, è stata: la crisi del 2008 la trattiamo
attraverso come è solito agire il razionalismo moderno, cioè con strumenti. È una crisi che non tocca l'ordine, è una crisi che noi possiamo separare dall'ordine, la buttiamo fuori, cioè la risolviamo. Non è una crisi, e ciò non è vero, non è stato vero. Non è una crisi interpretabile in chiave dialettica, perché si è perso perfino il ricordo del pensiero dialettico e nessuno è qui a fare la rivoluzione. È una crisi decifrabile come crisi che viene gestita molto cinicamente dal maestro, come attraverso le categorie del pensiero negativo, cioè la negazione appartiene all'ordine, non ci può essere ordine privo di negazione, interna. Non c'è alcuna forza che riesca a portarlo fuori, questo disordine, dall'ordine. Questo disordine non ha alcuna capacità di sviluppare nulla di nuovo. Noi lo teniamo, lo adoperiamo, lo gestiamo per far funzionare ciò che resta del nostro. Io penso che come diagnosi sia vera questa terza modalità di interpretazione. Poi, non tutte le ciambelle del campo buco, e qualche cosa può sfuggire. Da qualche cosa che sfugge al disegno di congelare, si fa per dire, il disordine, da qualche cosa che sfugge, da un calcolo mal fatto, se c'è una soggettività politica conscia, certo di sé, allora quello che è una malattia cronicizzata può diventare una crisi. Quella che viene presentata come una malattia cronicizzata ce la dobbiamo tenere, nulla può cambiare, ce la dobbiamo tenere, quella può diventare una crisi, cioè un punto di rottura e di svolta. Non lo può dire la persona, a me tocca soltanto mettere giù un po' di idee per dare un po' d'ordine dentro un concetto che altrimenti è un po' troppo generico, il concetto da crisi. Dove poi il laboratorio tratterà crisi specifiche. Questa era la lezione introduttiva per parlare del concetto di crisi. Vi ringrazio per l'attenzione.